Buongiorno a tutti. Il convegno Dimensione Cliente quest'anno è la sua quinta edizione e quindi possiamo dire che costituisce un riferimento stabile per quanti operano nell'ambito del settore retail delle banche. Il convegno si apre con una sessione istituzionale e ringrazio per l'intervento i vertici della Banca d'Italia e dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. Per noi è un'occasione importante per riflettere, per ragionare su come si è evoluta e come intende evolvere la relazione fra azienda e cliente e per cercare di contaminarci positivamente, Mario. Abbiamo invitato Mario Polegato, presidente della Geox, che sicuramente vende prodotti diversi da quelli bancari, ma che probabilmente vende tanti prodotti anche a tanti clienti delle banche, perché ha un'attività sostanzialmente retail, con una caratteristica che vende ciò che produce, e quindi la catena dalla produzione alla distribuzione possiamo dire che è sostanzialmente completa. E questo credo possa servire a noi per ragionare durante questo convegno dei risultati raggiunti, dei risultati da raggiungere, dei limiti, delle prospettive e delle opportunità. E quindi, senza perdere altro tempo e senza sottrarti altro tempo, ti darei direttamente la parola. Grazie di essere con noi. Beh, innanzitutto ti ringrazio, Giuseppe, di avermi invitato e tutti voi. È un onore per me essere qui con voi stamattina a Roma. Il tema del retail è particolarmente attuale e interessante in un'economia che si sta muovendo, come lo sapete benissimo, a ritmi veramente vertiginosi. Viviamo in un momento di estrema competitività e forse guardando nei prossimi anni, nel prossimo futuro, questa competitività aumenterà ancora di più. A un punto tale che molti di noi imprenditori e magari anche voi vi chiedete ma cosa possiamo fare più di così? Rinnovarsi, il tema è rinnovarsi, essere veloci, capire il mercato e capire soprattutto che il consumatore è cambiato e sta cambiando e che il consumatore nostro non è più il consumatore, parlo per la mia esperienza, quello di Treviso o quello di Roma o di italiano, ma oggi il consumatore è il consumatore del mondo e le tendenze del mondo nel fatto dell'education, nel fatto del sistema di fare business, sempre più ha degli indici di uguaglianza. Una volta c'erano delle economie diverse, c'erano delle economie pianificate, c'era l'economia libera, c'era l'economia americana, noi eravamo nel mezzo, c'erano dei paesi protetti dalla politica, oggi invece si è deflagrato tutto. Il retail è senza dubbio una grande opportunità. Soprattutto per quello che riguarda la nostra esperienza. Io sono il presidente di una società giovane che in pochi anni è venuta leader nel settore del nostro settore delle calzature in Italia. Oggi la Geox è la prima azienda italiana per dimensioni, la seconda al mondo nella categoria lifestyle. È una compagnia che è nata solo 15 anni fa, con 5 persone nella periferia di Treviso. Dopo 15 anni, da 5 persone che lavorano, che lavoravano nella Geox, oggi siamo in circa 30.000 addetti. Operiamo in 105 paesi al mondo, abbiamo aperto più di 1.100 negozi monomarca, 11.000 negozi plurimarca. E sostanzialmente molti si chiedono qual è stata la chiave del vostro successo, come mai avete avuto questo grande successo in un settore che praticamente era scontato. È semplice, noi abbiamo creato un nuovo prodotto nel mercato che ha due caratteristiche, da una parte la tecnologia e dall'altra è quello che riguarda lo stile italiano. Però la nostra azienda si è rinnovata, e qui mi allaccio al discorso fatto precedentemente, e si rinnova di continuo, noi investiamo il 2% del nostro fatturato nella ricerca e nello sviluppo, e guai se non lo facessimo. E dalla scarpa che respira, che molti di voi l'avete provata o la conoscete, eccetera, oggi abbiamo dei prodotti nuovi, abbiamo 5 nuove tecnologie, dobbiamo presentarsi davanti al nostro consumatore, che è il consumatore internazionale, a raccontare
5 nuovi progetti, totale con il primo sono 6. Ecco che il discorso del retail per noi è venuto fondamentale. Perché? Perché è molto difficile dialogare nel mondo intero. Quando invece tu ti costruisci una casa tua, che è la casa che trovi in Madison Avenue di New York, piuttosto che via del Corso, piuttosto che a Parigi, a Milano, a Roma, le città principali del mondo, e ti affidi soltanto alla distribuzione tradizionale, tutto questo processo è difficile, cioè è difficile comunicare con il consumatore. Io non so se la mia esperienza ha delle similitudini con la vostra, ma penso di sì, perché in fin dei conti voi vendete, prestate servizi, vendete, prestate denaro, però il consumatore è sempre quello. Il consumatore è sempre quella persona che ha dei problemi, ha degli obiettivi, ha delle mete da raggiungere e le vuole raggiungere in maniera frettolosa. Io penso che alla fine l'innovazione, la tecnologia non esiste soltanto nel mondo dell'industria, ma esiste anche nel settore bancario. Pensate, per esempio, stamattina venendo qua pensavo, ma qual è stata l'ultima grande innovazione nel settore bancario? La carta di credito. Che a un certo punto per il consumatore è venuta talmente importante che nel futuro non esisterà neanche più la carta moneta. Ecco. Naturalmente c'è stato un personaggio, qualcuno, qualche inventore che ha fatto la carta di credito, poi naturalmente questa si è plasmata nel mondo del lavoro, ma tante altre cose possono essere fatte. E tutto oggi viene governato dal computer, viene governato nel sistema bancario, nel sistema industriale. E secondo me il vero fautore di tutta questa rivoluzione è proprio questo computer, questo che ci ha cambiato la vita. Io accendo il mio computer al mattino e ho paura di parlare con lui. Perché? Perché indubbiamente ha una capacità memoriale superiore alla mia, superiore magari a qualcuno di voi, e quindi ho paura, però alla fine scherzo con lui e gli dico: tu fortunatamente non hai la creatività. Perché se tu avessi la creatività, non sarebbe neanche lo scopo della vita. Questo messaggio non è un messaggio che è mio, ma è una realtà. Quindi noi dobbiamo far tesoro di quello che Dio ci ha creato, che è la nostra creatività, che è quella che ci permette di essere differenti, di creare, di vedere la vita ogni giorno migliorata, vedere qualcosa di più. E parlando di questo, noi italiani, che molto spesso ci mettiamo in discussione quando giriamo il mondo, cosa dicono di noi italiani, cosa facciamo di noi italiani, il nostro prodotto è bello, la politica è accettata, non accettata, eccetera. Alla fine siamo super apprezzati. Perché? Perché a differenza di altre nazioni abbiamo mediamente una capacità di creare superiore. Abbiamo la creatività, lo manifestiamo nella moda, lo manifestiamo nella cucina, in questo palazzo che è storico, che non esiste in nessuna parte del mondo, perché fa parte del nostro DNA, solo che oggi questo non è più sufficiente. Perché? Perché non è più sufficiente solo creare, bisogna sapere gestire le idee. E l'esperienza che mia può essere interessante anche per molti altri miei colleghi, perché non solo ho creato un giorno la scarpa che respira con questa storia che sembra fabulata, era vera, camminavo nel deserto, soffrivo con i miei piedi, ho preso un coltellino, ho fatto un buco, eccetera, eccetera, che è vera. Ma quanti di voi nella vostra vita in un momento avete fatto o inventato qualcosa? Però questo non basta. Perché? Perché nel nostro paese purtroppo non c'è un'education, una cultura per gestire le idee. E quindi oppure o le vendiamo o le svendiamo, o esportiamo questi ragazzi, oppure non facciamo business delle nostre idee. Bisogna, in altre parole, che tutti coloro che hanno una responsabilità istituzionale di questo paese, quindi non voglio entrare nella politica, spieghino che cosa vuol dire innovare. Innovare è la composizione di tre elementi. Prima di tutto, creare o modificare qualcosa. Io l'ho fatto nelle scarpe, la giacca che respira. Attualmente abbiamo inventato la scarpa a total vuoto, il Prof. eccetera. Ma anche nella banca si può fare questo.
Però ogni idea deve essere accompagnata dalla proprietà intellettuale, dal brevetto, perché altrimenti non vale nulla. E quando noi parliamo di questo concetto del brevetto con il singolo inventore o col piccolo e medio imprenditore, spesso entriamo nel tabù. Perché? Perché dice, ma brevettare cosa costa? Tanto i cinesi mi copiano lo stesso. Non è vero. Perché? Perché con la legge nuova del libero commercio, anche quei paesi copiatori devono rispettare la legge sulla proprietà intellettuale. Quindi, creare e brevettare, ma non è ancora sufficiente, perché quando tu hai un'idea e la tua idea l'hai brevettata, all'inizio non funziona, ha bisogno della sperimentazione. E qui nasce un problema, perché il piccolo imprenditore, il medio imprenditore, il singolo diciamo inventore, spesso non ha la capacità culturale o la forza economica per fare la sperimentazione, quindi si butta nel mercato, il prodotto viene bruciato. Dobbiamo sapere che nel nostro paese ci sono dei centri nelle università che ci possono aiutare e che nessuno ne parla. E quindi alla fine, se noi uniamo creatività, brevetto e collaborazione con l'università in questo senso, noi trasformiamo un'idea in un progetto, creiamo una casa. Ma creiamo un valore, che noi lo possiamo negoziare attraverso l'email, attraverso un'informazione, lo possiamo vendere. Immaginatevi se, diciamo, questo concetto fosse plasmato nella grande DNA di creatività del nostro paese. Alla fine non avremmo gli stranieri che verrebbero in Italia a comprare solo scarpe, camicie, bottoni o pavimenti, ma verrebbero a comprare idee, o meglio, verrebbero a comprare progetti. E alla fine questo nostro capitalismo, e finisco, cambierebbe, perché da un capitalismo industriale volto soprattutto alla costruzione dei capannoni industriali, io vengo dal nord-est, magari qui ci saranno le persone del nord-est, dove è stato ormai cementificato, passeremo a un capitalismo più culturale, dove incominciamo a investire nelle idee, nei giovani, e dove finalmente saremo utili in questo paese per quello che sappiamo fare, soprattutto per i giovani. Grazie, grazie davvero Mario, grazie. Io ringrazio il dottor Polegato perché con parole semplici ma profonde, con poco tempo, che è una qualità da non disprezzare, anzi da esaltare, ci ha raccontato una storia e nello stesso tempo ci ha detto come questa storia si può moltiplicare. E quindi ha messo in gioco tante variabili, variabili economiche, variabili politiche, ma anche variabili bancarie rispetto alla relazione col cliente, che sia esso un cliente consumatore o che sia esso un cliente imprenditore o piccolo imprenditore. Io credo che le banche italiane siano un asset industriale fondamentale per il nostro Paese. Veniamo da una fase economica e siamo entrati in una fase economica molto complicata. Questa fase economica ha visto molte banche in altri paesi entrare in difficoltà e non in Italia. La cosa più singolare, non diciamo all'esito di questa fase, diciamo all'esito forse della parte più difficile di questa fase, è che una ricerca indipendente condotta dall'Eurisco ci segnala alla fine del 2010, a novembre del 2010, che l'85% dei clienti bancari manifestava un positivo grado di fiducia nei confronti della propria banca, 2 punti percentuali in più rispetto al 2008. Se considerate che nel mezzo c'è stato il 2009, e lo tsunami del 2009, il dato è sicuramente positivo e apprezzabile. Dopodiché dobbiamo chiederci come mai, quando si parla del tutto impropriamente di sistema bancario, perché intanto un sistema bancario non esiste, forse è esistito quando le banche erano pubbliche, allora erano un sistema, ora esistono le imprese bancarie, che sono imprese uguali alle altre, soltanto che hanno un oggetto sociale. Non producono e distribuiscono capi d'abbigliamento, ma producono e distribuiscono servizi o credito. Ecco, quando parliamo delle imprese bancarie in generale, questa percezione peggiora. Ed è singolare perché abbiamo livelli di customer satisfaction all'interno delle singole banche molto elevati, che crescono, e questa percezione
che non è positiva. Sicuramente, e qui bisogna essere chiari, hanno pesato rispetto a questa percezione anche errori che le imprese bancarie singolarmente o più che singolarmente hanno compiuto negli anni precedenti. E credo che a questi errori sia stato posto rimedio sia dal legislatore che dalle stesse imprese bancarie. Credo nello stesso tempo che si sia andati oltre il porre rimedio, tant'è vero che oggi una serie di normative chiedano urgentemente di essere modificate per far ritornare l'impresa bancaria in maniera trasparente, in maniera chiara e in maniera certa, capace, nella capacità di governare i propri ricavi. Vedete, la frontiera per un'associazione come l'ABI, che non è un cartello di imprese, non rappresenta un sistema, ma rappresenta gli interessi legittimi di imprese bancarie, è quello di individuare prospettive, di disegnare traiettorie, di immaginare rapporti e relazioni per poi concretizzarle, e non certo quello di dettare la linea strategica a esperti di retail, di commerciali, di comunicazione, di grandi banche che hanno ovviamente professionalità e anche risorse non misurabili rispetto a quello dell'ABI. Ma un'associazione deve avere la capacità e l'orgoglio di disegnare traiettorie alte. Allora, qual è la traiettoria che oggi noi intendiamo comunicare con questo convegno? Io credo che ci siano due frontiere che non è possibile non declinare nei prossimi anni, quello dell'eccellenza e quello della trasparenza. Noi dovremmo essere non semplicemente eccellenti, ma eccellenti semplicemente, perché l'eccellenza è quello, come ci ricordava prima Mario, è quello che il mercato ci chiede, è quello che il singolo consumatore ci chiede, a prescindere dalle dimensioni del suo conto corrente. E forse rispetto a questo dovremmo riflettere su un'eccessiva parcellizzazione dei nostri clienti in relazione alla quantità dei loro depositi e non alla qualità dei loro bisogni. L'eccellenza è tanto per il cliente retail che fa il mutuo prima casa, quanto per il cliente, per il cliente private che affida alle banche qualche milione di euro, e fa bene ad affidarlo alle banche, perché quando si prova ad affidarlo a soggetti che non sono banche si riempiono le cronache dei giornali, come è successo purtroppo in questa città in questi giorni. No, guardate, non è un dato secondario questo. Noi fino ad oggi non abbiamo mai commentato, c'è un'indagine in corso, non vogliamo in alcun modo gettare la croce addosso a qualcuno. In una banca non sarebbe mai successo, perché non è mai successo. Questo credo che lo possiamo dire. E questo lo dobbiamo alla qualità delle banche e alla qualità alta, altissima della nostra vigilanza. Le banche sono aziende che, giustamente, trattando un bene costituzionalmente tutelato come il risparmio, hanno una vigilanza da parte della Banca d'Italia e non solo da parte della Banca d'Italia. Questo insieme di cose ci rende immuni da rischi di questo genere. Rischi che abbiamo visto esistono nel mondo occidentale, esistono in Italia, ma sono esistiti e si sono manifestati in maniera ancora più virulenta negli Stati Uniti, e in quel caso, peraltro, da un soggetto che doveva essere teoricamente vigilato. Per mantenere questo grado di fiducia interno e per estendere il grado di fiducia esterno, noi come associazione stiamo realizzando un'ulteriore seria indagine demoscopica sul giudizio che il consumatore ha delle banche, non solo in relazione ai servizi che la banca gli dà, ma proprio cosa pensa della banca, prescindendo quindi dal suo rapporto. Su questo innescheremo un ragionamento e su questo, come associazione, porteremo le banche, caro Mario, nelle piazze delle province italiane per spiegare ai nostri cittadini che cos'è una banca. E per fare un gioco, proviamo un giorno ad immaginarci senza banche, come se le banche non esistessero. Chi paga la luce, chi paga il telefono, chi effettua il bonifico al figlio all'università,
chi trasferisce il denaro per un investimento o per un acquisto, chi riceve il denaro in contanti per custodirlo e così via, perché non riteniamo ovviamente che queste imprese siano il sale della terra, ma riteniamo con fermezza che queste imprese siano essenziali per l'ordinato sviluppo di un sistema economico come quello dell'Italia. Ma questa fiducia ha da essere necessariamente ripagata, anzi, più che